della Repubblica, signori vicepresidenti, eccellentissimo signore Arcivescovo di Canterbury, Sua Eccellenza moderatore della Chiesa di Scozia, illustri membri del governo e del corpo diplomatico, distinte autorità religiose, insigni rappresentanti della società civile e del mondo della cultura, signore e signori. Grazie, signor Presidente, per le sue parole. Sono lieto di essere in questa terra che porto nel cuore. La ringrazio, signor Presidente, per l'accoglienza che mi ha rivolto. Saluto cordialmente ciascuno di voi e attraverso di voi tutte le donne e gli uomini che popolano questo giovane e caro paese. Vengo come pellegrino di riconciliazione, con il sogno di accompagnarvi nel vostro cammino di pace, un cammino tortuoso, ma non più rimandabile. Non sono giunto qui da solo, perché nella pace come nella vita si cammina insieme. E come dunque a voi, con due fratelli, l'Arcivescovo di Canterbury e il moderatore dell'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia, che ringrazio per quanto ci hanno appena detto, o ci diranno. Insieme, tendendovi la mano, ci presentiamo a voi e a questo popolo nel nome di Gesù Cristo, Principe della Pace. Abbiamo infatti intrapreso questo pellegrinaggio ecumenico di pace dopo aver ascoltato il grido di un intero popolo che, con grande dignità, piange per la violenza che soffre, per la perenne mancanza di sicurezza, per la povertà che lo colpisce e per i disastri naturali che inferiscono. Anni di guerre e di conflitti non sembrano conoscere fine, eppure recentemente, persino ieri, si sono verificati aspri scontri, mentre i processi di riconciliazione sembrano paralizzati e le promesse di pace restano incompiute. Questa estenuante sofferenza non sia vana. La pazienza e i sacrifici del popolo sudsudanese, di questa gente giovane, questa gente umile e coraggiosa, interpellino tutti e come semi che nella terra danno vita alla pianta, vedano sbocciare germogli di pace che portino frutto. Fratelli e sorelle, è l'ora della pace. Frutti e vegetazioni qui abbondano, grazie al grande fiume che attraversa il paese. Quanto l'antico storico Erodoto diceva dell'Egitto, ossia che è un dono del Nilo, vale anche per il Sud Sudan. Davvero, come qui si dice, questa è una terra della grande abbondanza. Vorrei dunque lasciarmi trasportare dall'immagine del grande fiume che attraversa questo paese, recente ma dalla storia antica. Nei secoli gli esploratori si sono inoltrati nel territorio in cui ci troviamo per risalire il Nilo Bianco alla ricerca delle sorgenti del fiume più lungo del mondo. Proprio dalla ricerca delle sorgenti del vivere comune vorrei incominciare il mio percorso con voi, perché questa terra che abbonda di tanti beni nel sottosuolo, ma soprattutto nei cuori e nelle menti dei suoi abitanti, oggi ha bisogno di essere nuovamente dissetata da sorgenti fresche e vitali. Distinte autorità, siete voi queste sorgenti, le sorgenti che irrigano la convivenza comune, i padri e le madri di questo paese fanciullo. Voi siete chiamati a rigenerare la vita sociale come fonte limpida di prosperità e di pace, perché di questo hanno bisogno i figli del Sud Sudan. Hanno bisogno di padri, non di padroni, di passi stabili di sviluppo
non di continue cadute. Gli anni successivi alla nascita del paese, segnati da un'infanzia ferita, lasciano posto a una crescita pacifica. E l'ora. Illustre autorità, i vostri figli e la storia stessa vi ricorderanno se avrete fatto del bene a questa popolazione che vi è stata affidata per servirla. Le generazioni future onoreranno o cancelleranno la memoria dei vostri nomi in base a quanto fate ora, perché come il fiume lascia le sorgenti per avviare il suo corso, così il corso della storia lascerà indietro i nemici della pace e darà lustro a chi opera per la pace. Infatti, come insegna la scrittura, l'uomo di pace avrà una descendenza. La violenza invece fa regredire il corso della storia. Lo stesso Erodoto ne rilevava gli sconvolgimenti generazionali, notando come in guerra non sono più i figli a seppellire i padri, ma i padri a seppellire i figli. Affinché questa terra non si riduca a un cimitero, ma torni ad essere un giardino fiorente, vi prego, con tutto il cuore, vi prego di accogliere una parola semplice, non mia, ma di Cristo. Egli la pronunziò proprio in un giardino, nel Getsemani, quando di fronte a un suo discepolo che aveva sfoderato la spada, disse basta, basta. Signor Presidente, signori Vicepresidenti, in nome di Dio, del Dio che insieme abbiamo pregato a Roma, del Dio mite e umile di cuore, nel quale tanta gente di questo caro paese crede, è l'ora di dire basta. E dire un basta senza se e senza ma. Basta sangue versato, basta conflitti, basta violenze e accuse reciproche su chi le commette. Basta lasciare il popolo assetato di pace. Basta distruzione. È l'ora della costruzione. Si getti alle spalle il tempo della guerra e sorga un tempo di pace. E su questo, signor Presidente, mi viene al cuore quel colloquio notturno che anni fa abbiamo avuto in Uganda. La sua voglia di pace era lì. Andiamo avanti su quella. Torniamo alle sorgenti del fiume, all'acqua che simboleggia la vita. Alle fonti di questo paese c'è un'altra parola che designa il corso intrapreso dal popolo sud-sudanese il 9 luglio 2011. Repubblica. Ma che cosa vuol dire essere una res pubblica? Significa riconoscersi come realtà pubblica, affermare cioè che lo Stato è di tutti e dunque che chi al suo interno riscopre responsabilità maggiori, presidendolo, governandolo, non può che porsi al servizio del bene comune e con lo scopo del potere, servire la comunità. La tentazione sempre in agguato è invece di servirsene per i propri interessi. Non basta perciò chiamarsi Repubblica, occorre esserlo, a partire dai beni primari, le abbondanti risorse con cui Dio ha benedetto questa terra non siano riservati a pochi, ma appannaggio di tutti, e ai piani di ripresa economica corrispondano progetti per un'equa distribuzione delle ricchezze. Fondamentale per la vita di una repubblica è lo sviluppo democratico. Esso tutela la benefica distinzione dei poteri, così che ad esempio chi amministra la giustizia possa esercitarla senza condizionamenti da parte di chi legifera o governa. La democrazia presuppone inoltre il rispetto dei diritti umani custoditi dalla legge e dalla sua applicazione,
e in particolare la libertà di esprimere le proprie idee. Occorre infatti ricordare che senza giustizia non è pace, non c'è pace. Ma anche senza libertà non c'è giustizia. Va perciò data a ogni cittadina e cittadino la possibilità di disporre del dono unico e irrepetibile dell'esistenza con i mezzi adeguati a realizzarlo. Come scriveva Papa Giovanni, ogni essere umano ha il diritto all'esistenza, all'integrità fisica, ai mezzi corresponsabili e ai mezzi sufficienti per un dignitoso tenore di vita. Il fiume Nilo, lasciate le sorgenti, dopo aver attraversato alcune zone scoscese che creano cascate rapide, una volta entrato nella pianura sud-sudanese, proprio nei pressi di Juba, diventa navigabile, per poi addentrarsi in zone più paludose. Analogamente auspico che il tragitto di pace della Repubblica non proceda ad alti e bassi, ma a partire di questa capitale diventi percorribile, senza rimanere impaludato dall'inerzia. Amici, è tempo di passare dalle parole ai fatti. È tempo di voltare pagina. È il tempo dell'impegno per una trasformazione urgente e necessaria. Il processo di pace e di riconciliazione domanda un nuovo sussulto. Ci si intenda e si porta avanti l'accordo di pace come anche la roadmap. In un mondo segnato da divisioni e conflitti, questo paese ospita un pellegrinaggio ecumenico di pace che costruisce una rarità. Rappresenta un cambio di passo, l'occasione per il Sud-Sudan di ricominciare a navigare in acque tranquille, riprendendo il dialogo senza doppiezze e opportunismi. Sia per tutti un'occasione per rilanciare la speranza, non solo per il governo, per tutti. Ciascun cittadino possa comprendere che non è più tempo di lasciarsi trasportare dalle acque malsane dell'odio, del tribalismo, del regionalismo e delle differenze etniche. Fratelli e sorelle, è tempo di navigare insieme verso il futuro. Insieme. Questa parola non dimenticarla. Insieme. Il percorso del grande fiume ci aiuta ancora suggerendoci la modalità. Nel suo prosieguo presso il lago No si unisce a un altro fiume, dando vita a quello che viene chiamato Nilo Bianco. La limpida chiarezza delle acque scaturisce dunque dall'incontro. Questa è la via, fratelli e sorelle, rispettarsi, conoscersi, dialogare, perché se dietro ogni violenza ci sono rabbia e rancore, e dietro ogni rabbia e rancore c'è la memoria non risanata di feriti, umiliazioni e torti, la direzione per uscire da ciò è solo quella dell'incontro, una cultura dell'incontro, accoglierne gli altri come fratelli e dare loro spazio, anche sapendo fare dei passi indietro. Questo atteggiamento è essenziale per i processi di pace, indispensabile anche per lo sviluppo coeso della società e per passare dalla inciviltà dello scontro alla civiltà dell'incontro. È decisivo il ruolo che possono e vogliono svolgere i giovani. Siano perciò assicurati loro spazi liberi di incontro per ritrovarsi e dibattere, e possano prendere in mano, senza paura, prendere in mano il futuro che a loro appartiene. Vengano coinvolti maggiormente anche nei processi politici, nei processi decisionali, pure le donne, le madri, che sanno come si genera, se custodisce la vita. Nei loro riguardi ci sia rispetto, perché chi commette violenza contro una donna la commette contro Dio, che da una donna ha preso la carne. Cristo
il Verbo incarnato ci ha insegnato che più ci si fa piccoli dando spazio agli altri e accogliendo ogni prossimo come fratello, più si fa piccoli, più si diventa grandi agli occhi del Signore. La giovane storia di questo paese dilaniato da scontri etnici ha necessità di ritrovare la mistica dell'incontro, la grazia dell'insieme. C'è bisogno di guardare al di là dei gruppi e delle differenze per camminare come un unico popolo, nel quale, come accade al Nilo, i vari affluenti apportano ricchezze. Fu proprio attraverso il fiume che i primi missionari, più di un secolo fa, approdarono a questi lidi. Alla loro presenza si è aggiunta nel tempo quella di tanti operatori umanitari. Tutti vorrei ringraziare per la preziosa opera che svolgono. Penso però anche ai missionari che purtroppo trovano la morte mentre seminano la vita. Non dimentichiamoli, non ci si dimentichi di garantire a loro e agli operatori umanitari la necessaria sicurezza e alle loro opere di bene i necessari sostegni affinché il fiume del bene continui a scorrere. Un grande fiume, tuttavia, può a volte esondare e provocare disastri. In questa terra lo hanno purtroppo sperimentato le tante vittime di inondazioni, alle quali esprimo la mia vicinanza, appellandomi perché non siano fatti loro mancare opportuni aiuti. Le calamità naturali raccontano un creato ferito e sconquassato, che da fonte di vita più tramutarsi in minaccia di morte. Occorre prendersi cura con uno sguardo lungimirante rivolto alle generazioni future. Penso in particolare alla necessità di combattere la deforestazione causata dall'avidità del guadagno. Combattere quella deforestazione. Per prevenire le esondazioni di un fiume è necessario mantenerne pulito il letto. Forte metafora la pulizia di cui il corso della vita sociale ha bisogno è la lotta alla corruzione. Giri iniqui di denaro, trame nascoste per arricchirsi, affari clientelari, mancanza di trasparenza, ecco il fondale inquinato della società umana, che fa mancare le risorse necessarie a ciò che più serve. Anzitutto a contrastare la povertà, che costituisce il terreno fertile nel quale si radicano odi, divisioni, violenza. L'urgenza di un paese civile è prendersi cura dei suoi cittadini, in particolare dei più fragili, dei più disagiati. Penso soprattutto ai milioni di sfollati che qui dimorano. Quanti hanno dovuto lasciare casa e si trovano relegati ai margini della vita in seguito a scontri e spostamenti forzati? Affinché le acque di vita non si tramutino in pericoli di morte, è fondamentale dotare un fiume di argini adeguati. Vale lo stesso per la convivenza umana. Anzitutto va arginato l'arrivo di armini che, nonostante i divieti, continuano a giungere in tanti paesi della zona e anche in Sud Sud. Qui c'è bisogno di molte cose, ma non certo di ulteriori strumenti di morte. Altri argini sono imprescindibili per garantire il costo della vita sociale. Mi riferisco allo sviluppo di adeguate politiche sanitarie, al bisogno di infrastrutture vitali e in modo speciale al ruolo primario dell'alfabetismo e dell'istruzione, unica via perché i figli di questa terra prendano in mano il loro futuro. Essi, come tutti i bambini di questo continente e del mondo, hanno il diritto di crescere tenendo in mano quaderni. Il Nilo Bianco, infine, lascia il Sud Sudan, attraversa altri stati, si incontra col Nilo Azzurro e giunge al mare.
Il fiume non conosce confine, ma congiunge territori. Similmente, per raggiungere uno sviluppo adeguato è necessario oggi più che mai coltivare relazioni positive con altri paesi, a cominciare da quelli circostanti. Penso anche al prezioso contributo della comunità internazionale nei riguardi di questo paese. Esprimo riconoscenza per l'impegno volto a favorire la riconciliazione e lo sviluppo. Sono convinto che, per apportare proficui contributi, sia indispensabile la reale comprensione delle dinamiche e dei problemi sociali. Non basta osservarli e denunciarli dall'esterno. Occorre coinvolgerli con pazienza e determinazione e, più in generale, resistere alla tentazione di imporre modelli prestabiliti ma estranei alla realtà locale. Come disse San Giovanni Paolo II 30 anni fa in Sudan, devono essere trovate delle soluzioni africane ai problemi africani. Signor Presidente, distinte autorità, seguendo il percorso del Nilo ho voluto inoltrarmi nel cammino di questo paese tanto giovane quanto caro. So che alcune mie espressioni possono essere state franche e dirette, ma vi prego di credere che ciò nasce dall'affetto e dalla preoccupazione con cui seguo le vostre vicende, insieme ai fratelli con i quali sono venuto qui, pellegrini di pace. Desideriamo offrire di cuore la nostra preghiera e il nostro sostegno affinché il Sud Sudan si riconcili e cambi rotta, perché il suo corso vitale non sia più impedito dall'alluvione e dalla violenza, ostacolato dalle paludi della corruzione e vanificato dello straripamento della povertà. Il Signore del Cielo chiama questa terra, le doni un tempo nuovo di pace e di prosperità. Dio benedica la Repubblica del Sudan del Sud. Grazie.